Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Automation. Lo so che da tanto tempo che non ci stiamo. E oggi andremo a costruire una nuova auto, vedete? Qua ci stanno tutti i miei modelli, guardate. Questa per esempio che auto era? Me lo fa vedere. Questa è la VR125X. Questa è la scooter, vi ricordate? Questa è la V8 2005 di cilindrata, Beast, capito? Allora oggi andremo a costruire una nuova auto, quindi facciamo un nuovo modello. Ah, abbiamo la nuova versione aggiornata di Automation, quindi l'ho aggiornata questa versione di Automation. Ecco, qua ci stanno molti nuovi veicoli, quindi andremo a scegliere un furgone, perché volevo scegliere un furgone per caricare tanta roba, che sia pure efficiente. Con un motore 6 cilindri in linea turbo diesel. Hanno della carrozzeria tutti gli anni. Se poi mettiamo berlina, no. Station wagon, no. Coupé neanche. SUV, no. Utilità, sì. MPV, che sarebbe furgone. No, furgone, che ne so. Allora questo no. Non è neanche questo. Andiamo a vedere quale scegliere. Poi vediamo, ci vediamo dopo quando lo faccio. Ah, comunque lo far vedere. Ecco qua che si regola così, perciò che non mi trovavo. Qua ci stanno dal più nuovo del 2010. Vediamo. 2000, bene, qua fino dal 2010 fino al 1940. Questo è veramente veramente antico. Però questo furgone è bello. Questo sembra più spazioso però. Anche più sportivo però. Ok, abbiamo trovato un bellissimo furgone del 1984. 5 porte e motore parte anteriore. Pure una buona capacità di cargo, quindi posso caricare tanta roba. Ah, vedete, mo abbiamo un nuovo salone dove creiamo la nostra auto. La modifichiamo, facciamo diverse impostazioni. Va bene, ci vediamo dopo quando finisco. Ok, finalmente abbiamo finito. Allora, guardate, abbiamo messo un motore 6 cilindri in linea, turbo diesel, 3008 di cilindrata. Messo materiale ghisa, materiali economici, invece per i pistoni materiali più per avere la coppia massima. Cioè, quindi di migliore qualità. La compressione ho messo normale, così. Tutti gli altri per avere la migliore efficienza possibile e il migliore rendimento del motore a bassi regimi. Qua il turbo è tutto regolato al migliore. E invece il tipo di carburante è premium 95 RON. E se è turbo diesel, come fa ad avere gli ottani? No, perché questa benzina non si può avere il motore a diesel su Automation, però.
si può regolare tipo il limitatore a 5000 giri, puoi regolare l'aspirazione del turbo per renderlo più rendibile, quindi a bassi regimi che ad alti regimi. Quindi ora proviamo. Guarda che spettacolo il motore, eh? Lo scarico poi. Ho messo questa configurazione qua, in modo da avere uno scarico silenzioso, però anche economico, quindi ho messo qualità meno 6. Ora proviamo. Ah, quindi in totale questo motore sviluppa 262 Nm a 1800 giri e 90 cavalli a 5000 giri. Oh, veramente 262 Nm, la massima coppia 1800 giri. Veramente bello questo turbo diesel. Ma ora proviamo, dai. Ok, abbiamo provato, avete visto, è veramente ottimo come motore, pure silenzioso, 27,8 di rumore, le emissioni invece 1115, direi che inquina anche poco, non tanto. Allora, ovviamente scegliamo non pulmino, furgone, ed ecco, ora regoliamo tutto e poi dopo vedremo che cosa ne verrà fuori, dai, non vedo l'ora di vedere dopo cosa ne verrà fuori. It may be on the track. Ok, eccoci qua, abbiamo finito. Abbiamo chiamata Evil Cargo. 6 cilindri in linea, 3000 di cilindrata, turbo diesel injection. Quindi turbo diesel. Abbiamo chiamata Evil Cargo. Con la targa Automation. Due scariche. Ah, vedete, c'è pure il collegamento. Ah, poi ci ho messo pure
come si chiama qua? Il gancio per attaccare il rimorchio, vedete questo qua. Non pensavo che venisse pure una cosa del genere, guardate come cattivissimo. Volevo fare una cosa economica, però poi ho pensato, visto con questi aggiornamenti che vedete, questi aggiornamenti che hanno reso possibile migliorare il design e l'aspetto di queste auto. Quindi ci è aggiunta anche questa bellissima paraurti qua, questo bellissimo paraurti. Guardate, pure le portiere sono nuove, pure i finestrini e anche il tappo per fare diesel. Beh, che dire, niente male. Cattivissimo da davanti, ma abbastanza economico da dietro. Con pure lo spoiler ci ho messo in fibra di carbonio lo spoiler. Vedete, in fibra di carbonio. Poi che c'è nuovo più? Niente, le ruote sono abbastanza spesse, come potete vedere. È un bel 3000 cd cilindrata. Quindi mo proviamo, testiamo un poco. Ok, ho notato un poco che devo aumentare la spaziatura delle cose qua, delle marce, ecco. Comunque ci ho messo 6 rapporti, cambio automatico. Perché ci ho voluto mettere il cambio automatico? Perché ha avanzato pure. Beh, perché giusto per l'aspetto di quest'auto. Cioè, del 1984, però ci ha fatto un design futuristico. Quindi moderna, ecco, design molto moderna. Ok, mo finito, va abbastanza bene quest'auto comunque. Gli unici problemi sono questi quattro, quindi in confronto con gli altri, che di solito quando faccio l'auto ce ne sono serie di problemi. Ma esportiamolo subito in G-Drive. Ecco qua, il mio bellissimo Evil Cargo. Guardatela. Ma è veramente bello. Ok, mettiamolo Evil Cargo. Ora esportiamo su Bingy Drive. Dai, vediamo, bellissimo. Volevo dire, se voglio correre un'altra auto, sempre su Automation, voglio fare una station wagon economica. Deve essere economica, non come questa che poi è andata a finire per spendere parti per ruote e anche cerchioni. No, deve essere economica, pure la benzina. La benzina, quando è? 98-95 RON, boh. Anche normale. Non consiglierei di più 95 RON.
va bene, anche per quella, per avere un carico. Cioè la Session Wagon comunque riescono a caricare tanta roba, quindi noi ci vediamo al prossimo video, che proveremo questa mia Evil Cargo su Binge Drive. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Non dimenticatevi di mettere like, zero canale, grazie per la creatività, ma tu non sei valutato questo video. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao.